Non ci sono mai stato qui, credo. Ma che è successo? La testa. Non riesco a ricordare. No. Non ricordo nulla. Il mio nome. Chi sono? Questa non è la mia faccia. Perché non ricordo niente? Amsterdam, Christian Santoro. Deve essere il mio nome. Non è la mia calligrafia, ma la penna sembra la stessa. Che ti ho detto, Chris? In perfetto orario, dammi la borsa. Allora, com'è stato il rientro? Tranquillo, turbolento. Senti, ma che non sei meritato? Contento di vederti, brutto stronzo. È bello rivederti, Chris. Allora Chris, com'è andato il viaggio? Tutto bene? Sì, io... Sant'Antonio, ecco come si chiamava! Eh? Quello che invochi quando hai perso qualcosa. Finalmente mi è venuto in mente. Il santo ufficio oggetti smarriti. No, oh, guarda, davvero, se tu perdi qualcosa, qualsiasi cosa, devi invocare Sant'Antonio da Padova. E se invoco Lucifero dall'inferno? Quando fanno santo pure quello lo potrei invocare, va. No, aspetta, Robby, ma se tipo Ricky non riesce a trovare quella cosa che ogni tanto cerca nei boxer, deve farsi aiutare da Sant'Antonio. Uè, Sant'Anto, aiutami tu, non riesco a trovare la bestia. È lo stesso che devi invocare quando cerchi la tua supposta al peperoncino, Fred. Sì, bravo, bravo, sì. Ma Sant'Antonio non era quello che parlava con gli animali? Ma che? È San Francesco quello, credo. Te lo sai, Robby? Questo è il cavallo, tradotto me ne sbatto la fava. Ma vaffanculo, coglione. No, a parte gli scherzi, io ho sentito di un santo che ogni volta che incontrava il diavolo accendeva un fuoco per pregare. È solo che il diavolo cosa fa? Glielo alimenta. Allora inizia a bruciare tutto, case, alberi, chiese, preti, bambini. E allora che fa sto santo? Tira una pisciata epica e glielo spegne. Ma te ne rendi?
il santo che pisciava sulle fiamme dell'inferno. Minchia, un idrante. No, speriamo che sta storia non sia vera, sennò ci battezzavano tutti con l'urina. E che santo è questo? Boh, San Sempronio, che ne so. Santo patrono dei pompieri! Che ci faccio qua? Questi chi sono? Ma perché non riesco a ricordare? Qualcuno è morto. Una ragazza è stata uccisa. L, che vuol dire? Cosa? Ma che cos'è questa L? Quando te la sei fatta in Olanda? Sì, L di leccami il culo, deficiente è un 7, non vedi? Cioè, visto al contrario è una L, però è un 7. 7? Ma che significa? Perché ti sei fatto un 7? Beh, io non lo so. Lascia stare che è successo anche a me, parola. Una mattina mi sono svegliato con un tatuaggio che non mi ricordo di essermi fatto. Davvero? Poi guardando meglio mi sono reso conto che era una bruciatura, che mi ero addormentato sul cannone che mi stavo facendo. Che cazzo? Madonna. Oh, siamo arrivati. Allora, Remo è un pezzo grosso, quindi occhi aperti. Se questo affare va in porto, tiriamo su tanta di quella merda che ci esce il cervello dagli occhi. Merda, cervello dagli occhi, ma di che cavolo sta parlando? Chris, fammi un favore, prendi la tela borsa. Un mezzo chilo. Di cosa? Come di cosa? Che cazzo ti sei fumato da Amsterdam? Sono uno spacciatore. È per uso personale. Sedetevi. Eccole qua, le tartarughe ninja. Allora, fatemi capire bene. Voi pure stronzi volete scendere in affari con me vendendomi quanto? 8 kg di coca? Sono 8 kg e mezzo, Remo. 8 e mezzo, già. Ecco qual è il mio problema. Io vendo la mia coca nel mio quartiere, e non solo. Quindi perché dovrà interessarmi il vostro 8 kg e mezzo di merda? No, no, seriamente, vorrei saperlo. Questa roba è pura quasi al 100%. È di primissima qualità, davvero. Sarà un affare. Già, e questo me l'ha detto per telefono il vostro amico qui. Allora, come te la passi, Santoro? Oh, io questo lo conosco. Ma dove l'ho visto? Uomo di poche parole, eh? Ecco, ecco qual è il mio problema. Immagino che a me costerà parecchio prendere la vostra coca, visto che è così buona come dite. E forse sarò anche disposto a pagare una cifra per averla. Ma vedete, quello che mi turba è il pensare che alle vostre spalle ci siano dei fornitori, ok? In grado di fornirvi della coca quasi pura al 100%. Ora, nel mio quartiere ci sono solo io a spacciare la roba che prendo dai miei fornitori. E la mia roba non è così buona come dicono. Ed è per questo che mi costa meno. Quindi, perché dovrei pagare di più?
per vendere la vostra coca. Remo, se la nostra coca è buona, tutti la vorranno e la pagheranno a qualsiasi costo. Sì, e su questo sono d'accordo. Ma vedi, quello che mi turba è il pensare che ci sono dei fornitori di questa vostra coca che la vendono a delle mezze seghe come voi. Come faccio a dormire tranquillo se so che la roba che spaccio io, che pare non essere così buona come la vostra, non merita di essere spacciata perché c'è in giro la vostra merda? Rimango fregato, no? Sentiremo tutto quello che ti chiediamo e di diventare il nostro socio, nient'altro. Socio? Io non ho proprio bisogno di essere socio di nessuno, meno che mai di quattro drogati di merda senza spina dorsale come voi. Non ho bisogno di merde molli io, e non ho neanche bisogno di conoscere i vostri fornitori, cazzo, li conosco già. Siete voi il mio problema, voi che non sapete neanche spacciare delle cazzo di cannucce usate. Ora prendete la vostra merda e la cacciate giù per il gesso. E non parlo di questi 8 kg e mezzo di merda, parlo di tutto quello schifo che spaccerete per il resto della vostra futile vita. Allora, vi piace la mia idea? Oppure no? Ora assaggio la vostra coca. Se mi fa cagare, allora merita di essere cacciato di più sesso. Cosa che vi ordino di fare non appena uscite di qui. Dovete solo sperare che non sia così buona come dite. Perché se invece è così buona come dite, allora mi resta che uccidervi. Daremo anche un extra, davvero. Adesso, qualcosa è stata la tua idea? Mia. E di chi se no? Sei te che l'hai chiamato per proporgli l'affare. Che cazzo. Sapete, da quando mi avete chiamato mi è venuto un bruciore di stomaco. Proprio qui. Perché devo rischiare di non vendere la mia merda quando c'era loro in giro? E quando siete entrati da quella porta ho capito subito che cosa bisognava fare. Tu che dici? Fatto bene a chiamarmi Santoro. Avete fatto bene a venire qui. Però ora non vi posso lasciare andare. Ma visto che oggi mi sento così stupidamente generoso, ora conto fino a 5. Prima di arrivare a 5 voglio che voi troviate una soluzione. Una soluzione soddisfacente sia per me che per voi. Altrimenti vi faccio tutti secchi. Stai buono. Allora, cominciamo? Uno! Addio! L'opzione di voi che scappate non mi convince proprio per il cazzo! Due! Andiamo ragazzi, dovete trovare una soluzione, perché è arrivato a 5 e vi faccio secchi! Niente! Bene! Tre! Basta! Basta! Fermo Remo! Metti giù quel martello, ho una soluzione! Dimmela! Ora! Ok, ora te la dico, però prima metti giù il martello! Quattro! Basta! Basta! Avanti, ti ascolto! Ok, noi potremmo lavorare per te, Remo, eh? Cosa ne dici? Sai una cosa? È una fottutissima idea! Mi piace! Vi posso far entrare, ma ho un patto. Ne voglio uno solo. Uno che lavori per me e che non guardi in faccia nessuno. Tutti voi altri potete tranquillamente andarvene fuori dai miei quartieri a spacciare la vostra merda pura al 100%. Ora ricordo. So chi sei. Allora, chi è il fortunato che vuole venire con me? Lo sapevo. Vengo io. Chris, non farlo. È una follia. Sta zitto. Qualcuno ha obiezioni? Cioè, qualcosa da dire? No? Bene. Allora potete andarvene a fanculo da qui.
Christian Santoro. Lo sapevo che eri meno mezza sega degli altri. Tu da oggi lavori per me, ok? Tu fai quello che ti dico, come te lo dico e quando te lo dico. Vuoi un esempio? Mercoledì alle 6 del mattino ti fai trovare nel mio giardino, ti metti sulla verticale e ti fai cagare in testa dal mio Labrador. Ci sono domande? Perché? Perché l'hai fatto? Di che cazzo parli, del tuo amico meno amato? Perché l'hai uccisa? Adesso tu mi uccidi, ti verranno a cercare un Kashangai se necessario. Stai zitto cazzo. Tu hai ucciso mia sorella, l'hai fatta fuori a sangue freddo, l'hai uccisa. Tu non sei Christian Santoro, tu chi cazzo sei? Voi avete ucciso mia sorella e poi avete provato a uccidere me. Tu sei vivo, tu non puoi essere vivo. Sei morto! Sì, Reno. Io sono morto. Funzionando, si sta muovendo verso ovest. Lo stronzo con il pistolo in mano sono io, vero? Senti, che la mia mano piuttosto!